questa serata per noi è importantissima perché ci obbliga tutti quanti, noi che l'abbiamo visto non so quante volte adesso, questo N volte, penso una decina di volte, e voi che lo vedrete stasera per la prima volta, obbliga veramente a fare parecchie riflessioni. Abbiamo come ospiti qua, proprio di onore questa sera, i ragazzi del laboratorio audiovisivi Buster Keaton. Quanti siete che avete lavorato a questo in tutto? Perché sono tanti. Siamo una decina quasi, sì, di ragazzi. E appunto siamo alcuni ragazzi di scienza della comunicazione di diversi anni. E appunto abbiamo deciso di realizzare questo breve trailer di introduzione a questo documentario. E bisogna dire che per noi è stato molto, molto interessante, anche proprio perché la tematica che abbiamo affrontato, che è fondamentalmente la tematica della violenza, come poi potrete vedere, è una tematica che anche proprio per i nostri studi è fondamentale, proprio perché questo concetto che poi passa da autore a autore, da sociologo a sociologo, praticamente dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino a quello che è oggi il concetto di violenza, che possiamo anche vedere con quello che è stata la cronaca delle recenti settimane, con quello che è successo in Francia. Quindi effettivamente per noi è stata una scoperta anche rintracciare appunto questa idea che Frantz Fanon, che è fondamentalmente questo autore, che è la base di tutto questo documentario, è riuscito appunto a individuare già negli anni 50 e 60, all'epoca in cui appunto la decolonizzazione aveva incominciato a mostrare appunto il suo aspetto più cruento. E quindi direi che quella che noi abbiamo cercato di fare è un'introduzione per i profani, chi non conosce Fanon, chi non ha ben presente che cos'è stata effettivamente la decolonizzazione, quindi speriamo che riusciremo anche a invogliarvi appunto a vedere questo documentario da un punto di vista non soltanto appunto diciamo artistico, ma anche proprio dal punto di vista del concetto, perché secondo noi ci sono molti aspetti che ritornano anche oggi, che apparentemente la decolonizzazione è qualcosa di lontano. Che cos'è la decolonizzazione? Se io ti dico decolonizzazione, okay, tu dovessi dire che cos'è? Va bene, non sono per nulla preparato, prometto questo, scusate a tutti quanti per la mia risposta sicuramente molto ignorante, ma oserei dire che è il processo che sta portando a rimuovere le colonie che sto studiando, io faccio quinta, che sto studiando io in storia, che c'erano, che vi erano nella fine del 1800, che tutti i territori che erano di dominio ad esempio dell'Inghilterra o anche solo dell'Italia, mi sembra che ce ne fossero, piccole cose, sta togliendo il dominio straniero. Direi questo. A me viene in mente coloni, quindi sono quelli che sono andati a colonizzare paesi che non erano loro, e quindi adesso questi coloni li vogliono mandare via. Beh, a me viene in mente il processo inverso della colonizzazione, però con i due effetti, sia per le persone che vivono ancora in quei territori, sia per le persone che vivevano là e che ora vivono qui, dove ci sono stati i primi coloni, e ancora gli effetti che i vecchi coloni subiscono più o meno attivamente in questo momento. A me mi è rimasta più impressa la scena del generale di Burkina Faso, quella in cui c'era questo generale che diceva che voleva non il cibo e tipo mais e così, ma loro volevano i mezzi per potersi rialzare. Mi è piaciuto moltissimo questo concetto, che non era quello che gli veniva dato, ma proprio il mezzo che gli serviva a loro per rinascere, fare quindi un nuovo essere umano, un qualcosa di nuovo che si creano loro. Il finale del film propone un nuovo modo di approcciarsi a la libertà africana, con la rifondazione proprio di un senso africano e di una fondazione di un nuovo essere umano, e quindi un punto di vista sicuramente nuovo e diverso, che aiuta a riflettere, sul quale tutti dovremmo riflettere. È un po' difficile rispondere perché ce ne sono molte di scene. Diciamo che l'intervista a Thomas Sankara mi ha colpito molto, perché quando è salito al potere, io insomma non ero più una ragazzina, quindi me lo ricordo molto bene. E in effetti è stato un momento molto, molto bello per l'Africa, purtroppo finito male, come abbiamo visto poi.
C'è un concetto che secondo lei passa in maniera più prevalente di questo documentario agli spettatori? Ma io spero che passi il concetto prevalente che, insomma, noi abbiamo fatto come europei dei danni mostruosi, non solo a livello sulla gente, fisico, psicologico, abbiamo depredato e ci passeranno ancora molte generazioni prima che le cose si aggiustino. È il concetto che è passato più forte, secondo me, che purtroppo ciclicamente nella storia sono cose che altri popoli, altre civiltà hanno già fatto in ugual misura, se non meno o peggio. La differenza che noto adesso è una consapevolezza a livello planetario, diciamo, probabilmente per la capacità di poter far viaggiare molto le informazioni. Per cui quello che dicono ora è veramente una possibilità più unica che rara nella storia, secondo me, di uscire un po' dalla ciclicità delle invasioni, degli imperi, per renderci conto tutti quanti del punto al quale siamo arrivati e trovare veramente da lì una via nuova, perché abbiamo tutti i mezzi. Abbiamo anche i mezzi per toglierci il velo dagli occhi, diciamo, che un tempo poteva esserci questa scusa, adesso c'è molto meno, per cui basta aprire veramente un pochino gli occhi per riuscire a mettersi a lavorare per un progetto comune. La scena che mi ha colpito di più è stata la scena in cui nella missione c'è questa coppia di bianchi di fronte agli scavi dove ci sono i colonizzati neri che scavano e loro nella missione hanno questa famigerata priorità di costruire la chiesa e quindi esportare il loro modello. E quando l'intervistatore gli chiede se quest'idea è un'idea cristiana, un'idea europea, loro si guardano esterrefatti perché per loro è talmente scontato l'idea che il loro concetto, il loro modello sia quello giusto, che neanche lo conoscono veramente, il loro proprio modello. E quindi si tende a dare per scontato, e noi stessi siamo stati educati parzialmente con l'idea che questo sia il nostro modello e vada esportato. La famosa esportazione della democrazia al giorno d'oggi è attualissima, secondo me. E penso che quello che rimane di questo film è il dovere di informarsi, di conoscere, di approfondire. Com'è stato appunto il tuo rapporto in questo documentario dal punto di vista quasi del lavoro appunto in laboratorio? Cosa ti ha permesso di scoprire e se ti ha permesso appunto anche di entrare ad approfondire alcune tematiche che magari già conoscevi appunto per il tuo trascorso di vita? Ma sì, è stato un complemento già alle conoscenze pregresse che avevo sull'argomento. Peraltro il processo di decolonizzazione che non si è mai concluso, non è concluso tuttora. Infatti viviamo in una vera e propria colonizzazione dell'immaginario, tutti noi. Ma tornando al tema, mi ha molto colpito anche il riferimento alle questioni e alle tematiche di genere che sono state affrontate all'inizio appunto della pellicola. E un'altra cosa che mi ha appunto profondamente colpito è l'estrema attualità. E anche per oggi abbiamo finito. I ragazzi del laboratorio audiovisivi Buster Keaton vi augurano tutto il meglio. Qui da Savona ci vediamo alla prossima rassegna cinematografica. Ciao!